Oggi vorrei spiegare brevemente due parole, la parola grazia, la parola peccato. Non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Dio non ci guarda con le lenti della legge, ma con gli occhi della grazia. Cioè, quando Dio ci guarda, la prima cosa che nota non è se siamo stati bravi, se abbiamo seguito la sua legge, se abbiamo rispettato i comandamenti. No. La prima cosa che Dio guarda è che siamo suoi figli e che ci ama. Non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che cos'è la grazia? È il fatto che Dio ci guarda con favore. Gli piacciamo, lo attiriamo, ci ama immensamente. Dio vuole stare con noi. Per Dio noi siamo bellissimi. Dio è innamorato di noi. Ecco che cos'è la grazia. La grazia è il fatto che Dio ci trova belli, ma è anche l'azione di Dio in noi per renderci ancora più belli, perché Dio non guarda mai passivamente, ma sempre agisce. Seconda parola, peccato. Il peccato non regni più nel vostro corpo mortale. Non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia. Il peccato infatti non dominerà su di voi. Il peccato è un guaio, una sfortuna, una disgrazia. Lo diciamo con l'esclamazione: che peccato! E qual è la più grande sfortuna che possa capitare a una persona? Non essere in comunione con Dio. Ecco cos'è il peccato: non essere in sintonia con Dio, non capire Dio, non ragionare come Dio. Il peccato al singolare è qualcosa di diverso dai peccati al plurale. I peccati sono azioni concrete che non sono in sintonia con Dio, ma il peccato è qualcosa di più profondo. Anche una brava persona, irreprensibile, uno che non ha fatto dei peccati, ma che non capisce Dio, è schiava del peccato. Conoscete tutti la parabola del fariseo e del pubblicano? Il pubblicano aveva peccato, ma era in fondo e diceva: abbi pietà di me, peccatore. Invece il fariseo era davanti e diceva: io non sono come gli altri, non ho fatto questo, non ho fatto. Non aveva fatto i peccati, ma non aveva capito Dio. E quindi possiamo dire che il pubblicano era schiavo dei peccati, ma non era schiavo del peccato, mentre il fariseo, anche se non aveva fatto nessuno dei peccati, era schiavo del peccato, non capiva l'amore e la misericordia di Dio. In questa cosa ci insegna allora Paolo parlando del peccato? Se tu hai fatto anche grandi errori, grandi peccati, ma capisci che Dio è amore, che Dio è misericordia, tu non sei più schiavo del peccato. Tu ti metti in sintonia con Dio, tu ti metti nelle mani di Dio e Dio ti guarirà dai tuoi peccati.